Allora, prima di iniziare la seduta di oggi, che inizierà a breve, lascerei la parola al direttore del municipio per una breve comunicazione. Sì, buonasera. Volevo presentare la collega dirigente che è stata assegnata al municipio, che è qui accanto a me, la dottoressa Maria Teresa Canali, che da pochi giorni è dirigente di Roma Capitale, a cui ho affidato la direzione dell'ufficio amministrativo della UO. Solo questo, grazie. Bene, procediamo all'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone. Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, Lazzazzera. Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Triputi. Vitrotti, Zitoli, Allora, la seduta è aperta. Benissimo, con 18 presenti, quindi c'è il numero per aprire la seduta di oggi. Vorrei però lasciare la parola veramente per qualche minuto all'assessore De Santis in modo da poter descrivere la giornata di oggi. Grazie della parola e grazie dell'attenzione. Ruberò veramente pochissimo tempo perché oggi è una seduta di consiglio davvero molto molto particolare. Infatti voglio dare il benvenuto a nome mio di tutta la giunta ai ragazzi e agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado del nostro territorio municipale, le cosiddette scuole superiori, che hanno accolto l'invito che è stato avanzato dalla Commissione Consiliare Scuola affinché partecipassero a questa giornata, che è un giorno molto particolare, il giorno della memoria. Non è certo il caso che io spenda parole per ricordare la peculiarità di questo giorno. Tra l'altro abbiamo, come dire, avuto l'onore di ospitare una mostra realizzata dai bambini e dai ragazzi delle nostre scuole più piccole, dalle scuole del primo ciclo. Proprio nel corridoio che porta dall'ingresso all'aula consiliare abbiamo inaugurato alle 14:30 questa mostra che illustra chiaramente con elaborati prodotti dai bambini delle scuole dell'infanzia, dei nidi, delle scuole primarie e della scuola di secondaria di primo grado dell'Istituto Giuseppe Messina il significato di questo giorno così particolare. E proprio per coinvolgere tutte le comunità scolastiche del nostro territorio municipale, abbiamo voluto riservare agli studenti più grandi la possibilità di partecipare dall'interno a quella che è la seduta consiliare odierna. Per cui i ragazzi, due per ogni istituto, grosso modo. Qualche istituto non ha potuto poi concretamente partecipare ai lavori perché è anche un momento per le scuole un po' particolare, la fine del quadrimestre, situazioni anche contingenti che hanno impedito ad alcuni di prendere parte al lavoro. Però ci sono quasi tutte le scuole rappresentate e comunque tutte le scuole hanno dato il loro assenso a partecipare. I ragazzi si sono visti con i commissari, hanno elaborato delle proposte, quindi
quindi le hanno redatte in forma di atto con l'aiuto dei consiglieri e oggi ci sarà un momento in cui i consiglieri lasceranno il posto a questi giovani studenti che illustreranno quali sono le loro idee. E in quella circostanza tornerà la Presidente, che è momentaneamente costretta ad assentarsi per impegni di natura istituzionale e che poi sarà di nuovo presente in aula nel momento in cui ci sarà questa interruzione della seduta ordinaria per dare posto alla straordinarietà dei nostri ragazzi, che ringrazio ancora per aver accolto il nostro invito. Grazie. Grazie Assessore. Io, prima di passare al primo punto dell'ordine dei lavori di oggi, rubo la vostra attenzione. So che me ne vorrà la Presidente del Municipio, non sarà molto contenta, ma io vorrei farle pubblicamente gli auguri di compleanno. Me l'hanno chiesto e quindi purtroppo ho voluto, mi dispiace, però diciamo diverse persone ci tenevano a farle pubblicamente gli auguri, quindi li facciamo. Allora, vorrei ricordare intanto che vanno nominati tre scrutatori. Tre scrutatori di oggi saranno la consigliera De Chiara, il consigliere principato e la consigliera Vitrotti. Passiamo poi all'esame dell'ordine dei lavori di oggi e al primo punto abbiamo la mozione d'iniziativa dei consiglieri Giannone, Guido, Ciancio, Vitrotti, Giuliano, La Zazzera, Lazzari, Principato, Tosatti, Toti, Tripputi, avente ad oggetto organizzazione stabile di iniziative per la commemorazione delle vittime dell'Olocausto e di ogni forma di sterminio. Lascio la parola al relatore, al consigliere Giannone, a facoltà di parola. Grazie Presidente. Allora, questa proposta di mozione è una proposta che diciamo d'iniziativa della maggior parte comunque dei commissari della Commissione Scuola e l'abbiamo voluta intitolare, abbiamo voluto inserire come oggetto un'organizzazione stabile di iniziative perché pensiamo che il giorno della memoria che è istituzionalizzato ricorrere il 27 di gennaio debba in qualche modo essere di anno in anno punto di partenza e punto di arrivo, perché ricordare certi eventi deve essere utile. Non voglio ricordare ecco adesso tutta la, come diceva anche prima l'assessore, l'evento, perché mi sembra che sia superfluo. Però voglio solamente ricordare alcuni numeri che devono farci riflettere ancora oggi. Con il termine Olocausto, a partire dalla seconda metà del XX secolo, si indica il genocidio perpetrato dai nazisti e dai loro alleati nei confronti degli ebrei d'Europa e, per estensione, lo sterminio nazista verso tutte le categorie ritenute indesiderabili, che causò milioni di morti in pochi anni, tra cui quasi 6 milioni di ebrei, 2-3 milioni di prigionieri di guerra sovietici, quasi 2 milioni di polacchi non ebrei, 1,2 milioni di slavi, 1,5 milioni di dissidenti politici, 220-500.000 tra Rom e Sinti, circa 250.000 disabili pentecostali, 80-200.000 massoni, 5-15.000 omosessuali, 2.500-5.000 testimoni di Geova, per un totale di circa dai 12 ai 17 milioni di donne e di uomini di tutte le età. Questo è l'ordine di grandezza. Quindi noi oggi continuiamo a ricordare questo evento così disastroso che ha purtroppo che è avvenuto in un momento tragico naturalmente, perché vogliamo che il ricordo possa portarci a capirne le cause, a comprenderle, a tramandarle a chi è più giovane di noi, in modo che queste tragedie, questi eventi così disastrosi
non possano, non debbano più accadere. Per questo motivo noi con questa mozione vorremmo dare un'indicazione, un indirizzo politico a questo municipio, perché gli eventi non finiscano, gli eventi in memoria di questo giorno non finiscano, non iniziano e finiscano il 27 di ogni anno, così come stabilisce anche la legge italiana, ma possano essere protratti, quindi organizzati durante tutto l'anno solare fino ad arrivare al 27 dell'anno successivo, e che quindi si chiuda un cerchio, la commemorazione di un anno possa portarci al giorno della memoria dell'anno successivo attraverso vari eventi. E noi vogliamo dare un impegno a questo municipio affinché organizzi quindi una programmazione permanente di eventi di commemorazione, e che in qualche modo possano questi eventi mettere in congiunzione anziani e studenti, anziani e giovani, cioè la parte dove risiede il ricordo, la memoria, e che questo venga trasferito ai giovani in modo quasi sistematico, e in qualche modo avvenga poi la trasmissione della memoria in modo concreta. Abbiamo visto i disegni, entrando oggi in quest'aula, i disegni dei bambini. Ecco, i bambini sono i più giovani, coloro che poi dovranno portare la memoria negli anni futuri. Sono dei disegni stupendi, e ne ho visti alcuni e devo dire che vale la pena di ripassare e soffermarcisi di nuovo. Quindi noi vorremmo che questi eventi fossero continuativi durante l'anno, e che anche grazie alla possibilità di poter contare sui tanti anziani che sono nei nostri centri, nei centri sociali, possano in qualche modo essere i punti fisici dove questa migrazione di memoria possa avvenire. Naturalmente abbiamo discusso in commissione questa mozione e siamo, diciamo, stati pressoché concordi anche nel inserire alcuni aspetti che andavano un po' oltre quello che la giornata di oggi ci ricorda, e cioè che l'Olocausto è un evento tragico. Purtroppo non è stato il solo, quindi vorremmo che insieme all'Olocausto venissero in qualche modo anche ricordati quelli che sono gli eccidi, le violenze di massa che comunque sia purtroppo sono state comunque perpetrate nel tempo, e che quindi questa memoria possa viaggiare da anziani a giovani e così via in un percorso unico di conoscenza. Grazie. Ci sono altri interventi? Altri interventi? Sì. Consigliere Ciancio? Sì, grazie Presidente. Beh, intanto rallegriamoci, perché anche se è una giornata importante dobbiamo dare un messaggio che è positivo rispetto alla memoria, e quindi ringrazio l'assessore, ringrazio i componenti della Commissione Scuola e il Presidente che ci ha portato al tavolo per condividere questo percorso che sicuramente in noi trova una porta aperta, in tutti i consiglieri del PD, ma tutta la Commissione e tutte le forze politiche hanno dato un bel contributo all'iniziativa. E naturalmente mi preme dire, vorrei fare un intervento breve,
che va benissimo tutto, va bene che facciamo questo tavolo dove possiamo parlare ai più giovani di quello che è successo, della memoria storica del nostro municipio, dei percorsi che possiamo individuare. Io ricordo, e qui è presente uno degli istituti, che ha redatto un bel progetto sui percorsi della memoria nel municipio, nell'ex nono municipio. C'è tanto da vedere, da far vedere ai ragazzi, ma soprattutto c'è tanto da tramandare. Una cosa c'è da non fare, e noi non dobbiamo dimenticarla mai: io non consentirò a nessuno di dimenticare e falsificare la storia. Per cui questo è un momento in cui noi dobbiamo riflettere su questo aspetto. Ci sono stati vari tentativi di dire qualcosa di diverso rispetto a quello che è accaduto. Io sono contento che al tavolo su in Sala Rossa abbiamo trovato così questa sinergia nel dire queste cose non devono accadere, e quindi non bisogna fare un revisionismo storico su quello che effettivamente è stato. Molto spesso mi capita di parlare con qualche spregiudicato che non è stato colpito come forse ognuno di noi, magari c'è stato un film, una scena, un racconto, per cui non dimentica quello che è accaduto. Per me c'è stato un film straordinario che mi ricordo, che ricordo sempre, e vorrei che oltre a fare questo tavolo permanente potessimo fare degli spettacoli, dove quindi anche con la proiezione dei film sulla storia, che segna ognuno di noi. E quindi vorrei che ognuno di noi ricordasse la storia per quella che è stata, senza pensare a fazioni di parte. Quando si arriva a fare un progetto di sterminio sul tavolo è qualcosa di diverso di tutto quello che può succedere nella vita. Un progetto di sterminio è un qualcosa programmato a tavolo che non deve più avvenire in nessuna parte del mondo, e quindi l'insegnamento che noi dovremmo dare prima come insegnanti, poi come politici, perché attraverso gli atti che noi produciamo potremmo formare e dare un messaggio ai più giovani. Ma io sono rimasto colpito dai ragazzi, che sono sempre quelli più, hanno qualcosa in più con lo Facebook, con tutti i computer, riescono sempre a darci qualcosa di nuovo. Io ho potuto constatare che i ragazzi delle scuole che sono state con noi nella commissione ci hanno dato qualche messaggio importante, soprattutto quello di guardare a come comunicare velocemente oggi con i mezzi che abbiamo. Mi parlavano di Facebook, mi parlavano di computer, ecco, di dare un messaggio più rapido e incisivo rispetto a quelli che sono i percorsi della memoria. Ognuno poi ne ha individuato alcuni e sicuramente dopo ci daranno un assaggio di quello che sanno fare. Chi pensa che il futuro può essere solo guardando all'esperienza, bisogna guardare anche ai più giovani, al messaggio che essi danno. Quindi io do un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che dovranno raccontarci delle storie per il nostro futuro, e sono sicuro che parte dalla scuola questa rivoluzione culturale. Essi potranno darci una novità che noi forse spesso perdiamo di vista. Per questo voteremo convintamente questa mozione, dove nell'impegno sono condivisi al 100% i passaggi che abbiamo individuato. Non ho nulla da dire, tranne che fare gli auguri a tutti noi per una buona festa. Quindi una buona festa vuol dire guardare per imparare e trasmettere a tutto il futuro. Grazie. Grazie consigliere Ciancio. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti, ha facoltà di parola. Sì, io ringrazio chiaramente le scuole superiori del nostro territorio che hanno accolto questo invito di partecipare a questo consiglio, ma anche che condividono con noi, questo è molto importante, questa seduta, perché saranno loro protagonisti. Io penso per la prima volta che succede una cosa del genere qui nel nostro municipio, saranno protagonisti partecipando loro stessi a una seduta da protagonisti, come ho detto, e potranno dire la loro su questo tema che io penso è centrale rispetto al mondo. Il tema dell'Olocausto non è solo
un tema nazionale, ma un tema chiaramente che riguarda tutte le popolazioni del mondo. In commissione c'è stato un proficuo lavoro svolto che ha visto anche qui protagonisti i studenti delle scuole superiori, sono stati molti quelli che hanno partecipato e hanno dato un contributo, e poi oggi con piacere io vedo, ne abbiamo discusso anche in commissione, della mozione che hanno, della proposta di mozione che oggi discuteranno e che poi noi alla fine di questo consiglio voteremo. I consiglieri che mi hanno preceduto hanno già evidenziato tutti i punti più importanti, io magari ne ripeto qualcuno. La giornata di oggi riguarda chiaramente la commemorazione dell'Olocausto, il 27 gennaio, il giorno della memoria. Rispetto a questo, ecco, la volontà, io penso, di tutti, e l'ho percepito anche negli studenti, è quello di mai più olocausti, mai più genocidi nel mondo. Quello che è successo negli anni 40, purtroppo era successo già in precedenza con il popolo armeno, anche questo massacrato, era successo in Italia con le foibe, e succede oggi con i curdi. Molte popolazioni, molte etnie nel mondo, anche in Africa, ecco, ricordiamo negli anni passati intere etnie sono state massacrate. Perciò tutte le vittime di tutti gli olocausti devono essere parimenti ricordate, non scordando appunto che oggi comunque la centralità è quella di ricordare, io penso, l'olocausto più importante purtroppo nella storia del mondo, che è quello appunto che ha riguardato tanti tanti milioni di persone nei campi di sterminio di Auschwitz e negli altri campi di sterminio, non soltanto quello purtroppo. Però ecco, voglio ricordare un'altra centralità, oltre a quella dei giovani, è quella della terza età, è quella degli, quella degli anziani. La memoria storica io penso che sia oggi tesoro degli anziani, e questo, il loro ruolo è quello di trasmetterlo alle generazioni future. Perciò ecco, io metterei al centro anche oggi il ruolo che devono coprire i nostri centri sociali per anziani, degli anziani del nostro territorio, che devono essere sempre più, come diceva qualche consigliere che mi ha preceduto, momenti di ricordo e di confronto che non devono durare soltanto la giornata di oggi, ma devono essere presenti tutto l'anno. E questo è un ruolo che lo deve esercitare anche l'associazionismo locale, non soltanto ecco, i giovani nelle scuole e i centri sociali per anziani e la terza età in generale, ma ci deve essere un dialogo tra generazioni, che io penso fondamentale, sempre presente nella nostra società. Questa attivazione, come è stato definito, di percorsi della memoria che devono vedere tutte queste realtà a condividere queste purtroppo tristi esperienze. Allora, ci sono altri interventi? Se non ci sono, il consigliere Pompei, e poi se ci sono altri interventi? Bene, no, volevo rilasciare di nuovo la parola all'assessore proprio per un minutino, per una sì piccola informazione che aveva dimenticato di dare prima, e quindi lascio la parola a lei, quindi all'assessore De Santis, e poi l'intervento
Scusate, io ho sempre paura di tediare, quindi forse risulto a volte troppo breve. Effettivamente ho dimenticato di dire delle cose importanti, e cioè che oggi abbiamo organizzato diversi momenti in cui abbiamo proprio lo slogan dell'iniziativa a livello comunale è Memoria genera futuro. A livello municipale l'abbiamo declinato come Generazioni, con quella A maiuscola che insomma fa gioco di parole. Lo scambio intergenerazionale infatti è stato fondamentale oggi. Abbiamo avuto dei testimoni che hanno passato il testimone e la testimonianza ai ragazzi più giovani. Alcuni membri dei centri anziani del nostro municipio sono stati ospiti in scuole del nostro municipio e hanno effettivamente raccontato la loro esperienza quando erano bambini, della stessa età dei bambini che oggi li hanno ospitati, e devo dire che io ho avuto la fortuna di poter assistere ad alcuni di questi momenti di intensa commozione, perché davvero poi il dialogo sulle esperienze annulla ogni età e l'anziano è tornato ad essere bambino tra i bambini, e i bambini sono diventati improvvisamente molto più saggi rispetto alla loro giovanissima età anagrafica. Allo stesso modo abbiamo accolto molto favorevolmente la possibilità di partecipare con associazioni del territorio per percorrere insieme a loro fisicamente le strade del nostro municipio, insieme con gli alunni delle scuole primarie e delle scuole medie, secondarie di primo grado, e abbiamo individuato alcuni di questi percorsi della memoria che ci hanno permesso di ricordare per esempio il colonnello Paladini, che è l'internato militare italiano a cui è dedicata la pietra d'inciampo in via Taranto 178. Abbiamo intervistato alcuni anziani abitanti di palazzine del territorio tuscolano intorno a Piazza Ragusa che sono stati vittime dei bombardamenti del 1943. Quindi ci sono state testimonianze orali, perché ancora abbiamo la fortuna di poter contare su testimoni diretti che hanno passato, hanno scambiato i loro ricordi, le loro emozioni con noi in un dialogo intergenerazionale che davvero ha dato spessore a questa giornata. Quindi mi sono presa questa parentesi per dare conforto a quello che stavate dicendo e per sottolineare la validità di questo tipo di esperienze. Grazie. Grazie a lei, assessore. Consigliere Pompei. Io ovviamente condivido pienamente l'iniziativa. L'unica cosa che mi permetterei di suggerire è far vedere ai giovani tutti quei film luce che venivano proiettati dal 39, 40 e 41, dove si vede platisticamente proprio come veniva venduta una realtà che era completamente diversa, e far vedere poi quello che è venuto fuori al processo di Norimberga. Sono dei documenti fotografici che lasciano benissimo l'idea di come può essere da un gruppo di potere venduta una certa realtà così come sta avvenendo in questi tempi. Tutto qui. Grazie. Se non ci sono altri interventi, io passerei alle dichiarazioni di voto. Sì, il consigliere Guido. Sì, grazie Presidente. Io voglio ringraziare anche tutti coloro che sono venuti qua a rappresentare le scuole del territorio, perché il loro impegno, che si è dimostrato e anche in commissione si dimostrerà con la discussione successiva, secondo me è un primo grande impulso che si vuole dare a questa e a questo viaggio, a questo iter che continuerà anche nei prossimi anni, come auspico. Il gruppo 5 Stelle naturalmente voterà a favore. Negli impegni di questa mozione sono già inclusi, è una mozione di fatto intrisa quasi di volontà di andare avanti, di volontà di proiettarsi verso il futuro, con un contatto tra coloro che sono già in età avanzata e coloro che invece sono appena affacciati, per così dire, alla vita o che sono perlomeno giovani. Questo è il motivo per cui abbiamo inteso di creare la base come consiglio del municipio per un'istituzione permanente di questi eventi di variegata natura. L'importante è che ci sia il vero confronto tra le generazioni, perché come sappiamo, quando poi i cosiddetti reduci, cioè quelli che sono scampati per loro fortuna e a questa catastrofe dell'eccidio nazista, come anche altre tragedie, eccetera,
non resteranno in vita per sempre. Quindi questo passaggio è essenziale. Questo essere testimoni di altri testimoni, come già probabilmente diranno i ragazzi successivamente alla discussione di questa e della prossima mozione. Grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Sì, io già come Roma Popolare mi sono espresso nell'intervento che ho fatto in precedenza, perciò ribadisco, ho firmato anch'io chiaramente questa importantissima proposta di mozione. Un'organizzazione, come dice appunto la mozione, stabile, ecco, organizzazione stabile, lo ripeto, di iniziative per la commemorazione delle vittime dell'Olocausto e di ogni forma di sterminio. Importante tutte e due le cose, l'Olocausto e ogni forma di sterminio. Questo deve avvenire, come hanno detto consiglieri che mi hanno preceduto e che io condivido assolutamente, l'ho detto anche nel mio intervento, fra un forte e vero confronto fra le generazioni presenti nel nostro territorio. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio. Sì, grazie. Poche parole per dire che il Partito Democratico naturalmente vota convintamente questa mozione, sempre con questo convincimento che nessuno possa dimenticare o falsificare la storia. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No? Allora, a questo punto passerei alla votazione. Favorevoli? Sembra all'unanimità, ma per certezza contrari? Bene, quindi né contrari né astenuti e quindi l'atto passa all'unanimità. Approvato con 19 voti. Perfetto. Allora, passiamo ora al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi ed è la mozione d'iniziativa dei consiglieri Ciancio, Gugliotta, Principato, Toti, Guido, Candigliota, Giannone, Tripputi, Lazzazzera, Tosatti e Labiso, avente ad oggetto l'adesione alla petizione per erigere un monumento in memoria dei martiri adolescenti che hanno perso la vita partecipando alla resistenza romana. Lascerei la parola al relatore, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, assessori, colleghi, studenti e pubblico presente. Diciamo, l'iniziativa di ripresentare in quest'Aula, in questa nuova consigliatura, la necessità di aderire anche come istituzione ad una petizione soprattutto legata a chi anche nel nostro territorio, perché poi nei nomi che vi dirò più avanti c'è ancora qualcuno, perché i parenti ancora ci sono, che abitano nel nostro territorio, la volontà appunto da parte del Centro Studi Giovani e Generazioni Patrizia Leonardi di erigere un documento in memoria dei martiri adolescenti che hanno perso la vita partecipando alla resistenza romana. Questo è un municipio che negli anni si è sempre caratterizzato per l'organizzazione di numerose importanti iniziative che hanno voluto dare il significato soprattutto di rafforzare la memoria storica nella cittadinanza. Negli ultimi anni ha voluto rimarcare nuovamente questa necessità andando anche a incontrare le giovani generazioni e cercare con loro di riallacciare, ricucire i percorsi della memoria, perché come avete detto prima, forse un po' troppo e forse ancora oggi, in realtà quando ci diciamo che la memoria è qualcosa che non dobbiamo mai mettere da parte, ma anzi è quello che ci aiuta a non dimenticare e soprattutto ad evitare che la storia si ripeta, in realtà troppo spesso dimentichiamo
e quindi non ci dovremmo mai stancare, neanche noi come amministratori, ogni volta, in ogni momento, in ogni occasione, non solo quelle che sono state ufficialmente riconosciute, di ricordarci di quanto purtroppo ha attraversato anche il nostro paese, di come il nostro paese si è messo a fianco di quella orribile deportazione, di come anche il nostro territorio è stato coinvolto direttamente dalla follia nazifascista e ha subito delle ferite come quelle del rastrellamento del Quadraro, che come è anche avvenuto, avviene da sempre, il nostro municipio ricorda il 17 aprile, che è il 1944, anno in cui appunto il Quadraro ha subito uno dei rastrellamenti più dolorosi per la sua comunità. A questo però appunto c'è chi non si dimentica mai invece di lasciare ai più giovani il racconto di quello che è stato, e lo dobbiamo probabilmente a compagni che hanno lottato e hanno deciso di regalare le loro lotte alle giovani generazioni. E poi ci sono stati anche i più giovani, e c'è stato chi, qualcuno prima parlava degli anziani, oggi ha voluto omaggiare giovani adolescenti che hanno combattuto durante la resistenza romana, e permettetemi solo di rubarvi due minuti in più, perché volevo approfittare della presenza degli studenti per dire loro di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di uno studente di 14 anni non ancora compiuti, di uno studente di 16 anni, di un operaio di 17 anni, di uno studente lavoratore nel giorno del suo 18° compleanno, di un ferroviere di 18 anni, di uno studente universitario di 19 anni, di uno studente di 16 anni caduto il 23 settembre e di altri ragazzi che sono però rimasti senza nome. A tutti loro questo centro studi ha voluto, sta raccogliendo le firme per poter erigere un monumento nella città di Roma. L'impegno che chiediamo a quest'Aula, e vista anche la volontà che è stata espressa da alcuni licei anche del nostro territorio di voler sostenere questa petizione, è proprio quello di sostenere la finalità della petizione e anche adoperarsi nella sua diffusione, cosa che il centro sta già facendo, ma un'istituzione di prossimità può arrivare anche dove magari anche le persone più convinte a volte non riescono a raggiungere magari l'intoppo burocratico, il nodo, quello un po' più difficile di arrivare al dipartimento giusto. Però rafforzando questa loro richiesta, penso che noi diamo un contributo importante alle cause della memoria, e penso che diamo un segnale altrettanto importante al ricordo di quei giovani morti nella lotta contro il nazifascismo nella nostra città, ma soprattutto lasciamo un messaggio importante per i giovani che oggi devono raccogliere un'eredità importante e sono i prossimi portatori di una nuova memoria, e speriamo che non si dimentichi tra le righe di un libro di storia. Grazie a tutti. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Guido. Grazie Presidente, io apprezzo quanto scritto nella mozione, l'abbiamo condivisa in commissione, è un lavoro in realtà che è cominciato già negli anni precedenti, quindi a cui vorremmo dare seguito. Io essenzialmente concordo pienamente con la raccolta firme, con il tramandare anche le storie di questi ragazzi, è proprio... In questo consiglio per me è molto pertinente, proprio perché sono presenti i loro coetanei, e quindi questo è l'impegno che anche vorrei raccontare all'Aula, cioè questo passaggio di conoscenza che è tra stessi coetanei. Quindi secondo me questo è un tassello essenziale. Inoltre vorrei aggiungere un'altra cosa, vorrei far riflettere l'Aula, ma soprattutto gli studenti che sono qui presenti oggi, sul concetto di percezione, perché la percezione è forse la base ed è uno dei tasselli su cui si basa non solo il ricordo, non solo la memoria, ma anche la trasmissione. La percezione può essere di varie nature, può essere singola,
cioè può essere la percezione di un singolo su, cioè su un dato argomento, può essere una percezione sociale e anche di gruppo. In base a come noi percepiamo il mondo, creiamo i valori. Il valore infatti esiste essenzialmente perché è percepito. Se il valore non è percepito, il valore è inesistente, oltre che probabilmente inutile, visto che non è condiviso dalla medesima società. La percezione è la base, cioè nonché il motore, come ho detto prima, anche di come ci approcciamo alla vita e ai problemi, soprattutto su tematiche così profonde come l'Olocausto, la Shoah e gli stermini in genere. Per questo motivo questa percezione va anche coltivata, c'è quella di impatto e c'è quella che cresce via via nel corso dell'animo di ognuno di noi nel corso degli anni. Questa percezione muta anche in base alla conoscenza che si acquisisce via via, ma soprattutto come questa conoscenza viene trasmessa, come ci viene posta e noi come per l'appunto la percepiamo. Questo è un motivo essenziale che sta, come già detto, alla base dei racconti che noi stessi poi vogliamo tramandare, cioè in modo che siano percepiti a loro volta anche da altre persone che a loro volta hanno una percezione diversa dalla nostra. Quindi se riusciamo a fare in modo coeso questo passaggio di conoscenza percepita, creando dunque valore, allora lì può davvero avvenire la svolta in cui non solo comunichiamo queste cose il giorno 27 gennaio per altre tragiche evenienze quali eccidi eccetera, però costruiamo anche dentro di noi questo senso, questo valore che poi ci spinge anche con la nostra forza d'animo, cioè a comunicarlo in maniera diversa, con mezzi diversi, ai nostri coetanei, ai vostri coetanei e alla società in generale. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti? Anch'io ho fortemente apprezzato questa mozione. Chiaramente c'è anche la firma mia. Purtroppo il confronto tra generazioni, come ho detto in precedenza, è fondamentale rispetto alla memoria. Questi giovani che noi commemoreremo con, io spero, con la richiesta che facciamo oggi di un monumento a ricordo della lotta contro i nazisti nella nostra città, perciò oggi ci vede ancora protagonisti. Ecco, noi siamo stati purtroppo martorizzati con il rastrellamento del Quadraro del 17 aprile del 44, dove appunto molti giovani hanno pagato con la vita, e non scordiamo che poi altri nostri concittadini del nostro municipio hanno subito i bombardamenti americani purtroppo durante la guerra. Perciò il nostro municipio è stato coinvolto purtroppo su due eventi chiaramente nettamente diversi, ma è stato coinvolto pesantemente dalla Seconda Guerra Mondiale. Perciò voglio dire, c'è una condivisione piena rispetto a un monumento che ricorda le stragi nazifasciste nella nostra città. Altri interventi? No? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Consigliera La Zazzera? Buonasera a tutti. Il Movimento 5 Stelle vota favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Anche Roma Popolare, mi sono espresso già nel mio intervento, pensa che l'iniziativa della appunto richiesta di un monumento a ricordo dei giovani morti nella lotta contro il nazifascismo nella nostra città
sia importante proprio per ricordare questi momenti tragici che ha vissuto la nostra città e, come ho detto in precedenza, anche purtroppo il nostro municipio. Dichiarazioni di voto, consigliere Carloni. Allora, io nella scorsa consigliatura facevo parte di Forza Italia, oggi faccio parte di Fratelli d'Italia, quindi sempre Italia ci sta in mezzo. Se non ricordo male, noi ci astenemmo a questa risoluzione, ma l'astensione è dovuta al fatto che bisognerebbe anche vedere dove effettivamente collocare questa memoria che vogliamo istituire nella città di Roma. Il consigliere Toti diceva la strage che è avvenuta a Roma. Io non sono romano, non stavo a Roma, forse non ricordo nemmeno la guerra, perché sono nato durante la fine della guerra, quindi non la posso ricordare, ero non nato ancora. Però ricordo tantissime cose che nella fanciullezza ho vissuto. Quindi la mia dichiarazione di voto è di astensione, come l'altra volta ci siamo astenuti, io mi asterrò anche questa volta, convintamente mi asterrò. Grazie. Bene, abbiamo esaurito le dichiarazioni di voto, passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? Contrari? No? Astenuti? Uno? Sì, è approvata con 19 favorevoli e un astenuto. Allora, a questo punto del Consiglio, prima di passare al punto 3, vorrei chiedere una sospensione e spiego anche perché. È nostra intenzione far discutere l'atto che è stato presentato nella commissione questa settimana, nella commissione scuola e cultura, ai ragazzi che ci hanno aiutato a scriverla, ai rappresentanti delle scuole romane che sono qui presenti oggi. Per fare questo sospenderemo e i consiglieri seduti andranno a sedersi nel pubblico e gli studenti presenti qui oggi si siederanno ai loro posti, prenderanno il loro posto nella discussione di oggi, discuteranno l'atto e lo voteranno. Alla fine della discussione, della votazione degli studenti, poi i consiglieri riprenderanno il loro posto e proseguiranno la seduta. Una sola cosa vorrei chiedere, perché credo che ci siano studenti minorenni in aula. Quindi, se ci sono studenti minorenni, io vorrei sapere se avete già consegnato la liberatoria in cui, allora, chi non ha la liberatoria lo dica, perché dobbiamo capire come agire, se interrompere la registrazione o se semplicemente farvi restare lì seduti nel pubblico. Quindi abbiamo bisogno di capire chi non ha liberatoria. Sospendo intanto la seduta è sospesa, così verifichiamo. Tutti i consiglieri, gli studenti possono sedersi ai loro posti, sta per iniziare la seduta e presto, insomma, potremo iniziare. E vi darò farò l'appello. Avete già i nomi scritti ai vostri posti? Allora possiamo iniziare la seduta e facendo l'appello? Amarir Karim,
Antonelli Gabriele, Colantoni Daniele, De Salazar Gianmaria, Liceo Augusto, Fabri Benedetta, Gualtieri Federico, Istituto Margherita di Savoia, Guerrini Elisabetta, presente, Liceo Augusto, Macario Lia, Istituto Pirelli, Meca Ilanga Ester, Mosca Proietti Giulia, Istituto Margherita di Savoia, Moscardini Damiano, Liceo Bertrand Russell, Murraca Davide o Murraca, c'è? Petralia Manuel, c'è? Petrucci Alessio, Liceo Russell, Provenzano Mirko, non c'è. Ci sono altri presenti? Se vogliono dire il proprio nome. Se possono dire gli altri che non sono stati chiamati il loro nome. Andrei Emanuel, Lombardo Radice. Andrei? Emanuel. Emanuel. Chiarucci Valeria. Lombardo Radice. Chiarucci Valeria. Marroni Marzia, Lombardo Radice. Marroni Marzia. Sarroni Martina, Lombardo Radice. Marzia e Martina. Marroni Martina. Allora no, devo nominare innanzitutto tre scrutatori che saranno quelli che controlleranno i voti durante la votazione. Nomino Guerrini Elisabetta del Liceo Augusto, Petruccio Alessio del Liceo Russell e Provenzano Mirko del Lombardo Radice. Dovranno controllare la votazione e l'esito della votazione. Allora, passiamo all'argomento posto il punto 3 all'ordine del giorno, la mozione avente ad oggetto la memoria alla memoria. Però interrompi un attimo, dai la parola alla Presidente. Prima di passare al punto dell'ordine del giorno, diamo la parola alla Presidente del settimo municipio. Buonasera a tutti, volevo salutare i ragazzi intervenuti oggi in una giornata così particolare, è un piacere. Che per quest'anno sia stata scelta questa forma di commemorazione perché avvicina tutti voi comunque al mondo della politica che oggi ha bisogno di riprendere e recuperare credibilità perché se sentiamo in giro a chiunque chiediamo di qualsiasi età la politica è ciò che finora sembra aver rovinato questa città e questa nazione, invece noi dobbiamo recuperare il senso positivo della parola politica, che è quello di raggiungere il bene comune, è quello di tutelare i cittadini e di tutelare il nostro territorio, quindi che le giovani generazioni decidano in una commemorazione così importante di fare un consiglio per l'approvazione di un atto, quindi avvicinarvi comunque a ciò che poi rende tale la città che voi andate a vivere ogni giorno e quotidianamente e il modo col quale la politica in ogni occasione insomma approva atti che poi ricadono anche su ognuno di noi è una cosa bellissima. In particolare il giorno della memoria è un giorno che come avete sentito prima è il mio compleanno, quindi che ha caratterizzato tutta la mia vita. Io da piccolina il giorno del mio compleanno accendendo la televisione, la radio e qualsiasi altro vivevo il giorno della memoria con tutti. E il mio primo ricordo di quando insomma avevo intorno agli 8-9 anni è stato proprio il voler vedere insieme a mia sorella il primo telefilm sulla Shoah, su ciò che era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. E si chiamava Olocausto. Io da quel momento ogni anno nel giorno del mio compleanno e nella settimana della memoria ho continuato a vedere film, a leggere libri, a informarmi perché oramai era parte di me, cioè nascere in un giorno così particolare logicamente ti porta ad essere sensibile in questo e ad oggi mi rendo conto che l'unico modo, il modo migliore veramente per ricordare e per evitare di commettere gli errori che si sono commessi e che purtroppo ad oggi ancora vengono commessi perché ci sono tante guerre, ci sono tante ghettizzazioni anche nella nostra società. Ogni volta che additiamo un amico che magari è diverso da noi, ogni volta che mettiamo all'angolo persone che non fanno parte della nostra quotidianità, quello là è un po' replicare nel piccolo ciò che all'epoca successe in grande e quindi la memoria e il ricordo deve portarci invece a cambiare nella nostra quotidianità, ad accogliere
tutto ciò che è diverso da noi, perché la diversità è un arricchimento. Quindi io vi ringrazio per la partecipazione, perché è sempre bello vedere dei giovani quando si avvicinano alla vita politica, e soprattutto dei giovani che hanno voglia di ricordare e possibilmente di ricordare nella vita quotidiana, in modo da evitare che ciò che è successo allora continui a ripetersi oggi. Grazie. Grazie Presidente, Monica Lozzi. Passiamo ora alla discussione del punto 3 all'ordine del giorno. E innanzitutto dobbiamo illustrare la mozione presentata. Chi è che la illustra? Petruccio Alessio del Liceo Russell ha facoltà di parlare. Grazie signor Presidente. Premesso che l'Olocausto è una piega storica da conoscere e da cui trarre insegnamento per non ripetere più atti di violenza contro il genere umano, con la legge numero 211 del 20 luglio 2000 la Repubblica Italiana ha istituito il Giorno della Memoria. E nel primo articolo riconosce il 27 gennaio come data simbolo per ricordare la Shoah, ovvero lo sterminio del popolo ebraico, oltre che le leggi razziali, la persecuzione italiana nei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi di schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Nella sessione speciale del 24 gennaio 2005 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite celebrò il 60° anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto. Con la risoluzione 60/7 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005, durante la 42esima riunione planetaria, è stato designato il Giorno della Memoria come ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno in commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Considerato che il genere umano ha necessità, nonché obbligo, di preservare il ricordo dell'Olocausto per evitare che nuovi stermini vengano perseguiti, per preservare tale ricordo occorre analizzare, ma soprattutto farsi raccontare dai superstiti, gli orrori che essi hanno vissuto nei campi di prigionia nazisti, raccogliendo dunque le loro testimonianze. Con l'andare avanti del tempo, sempre meno testimoni oculari restano in vita e pertanto occorre diventare testimoni delle loro testimonianze, e che questo ruolo cruciale per il passaggio di memorie deve necessariamente coinvolgere i ragazzi e i giovani in genere. Il ruolo dei giovani è e sarà sempre indispensabile anche per rielaborare le citate testimonianze, facendole entrare nel proprio vissuto e nel proprio futuro, e quindi anche in quello degli altri. La trasmissione di conoscenze e memorie tra i giovani coetanei può essere più semplice, facilitando un'espansione dei valori che permettano loro di comprendere e accogliere le differenze tra gli uomini, con la consapevolezza che esse rappresentano una vera ricchezza e non un punto debole. La trasmissione di conoscenze e memorie tra i giovani coetanei può essere più semplice, facilitando un'espansione dei valori che permettono loro di comprendere e accogliere le differenze tra gli uomini. Ho già letto questo. Alcuni studenti delle scuole superiori del settimo municipio, in rappresentanza dei loro istituti scolastici e dei loro compagni, hanno deciso di prendere parte ad un percorso partecipato assieme ai consiglieri del municipio medesimo, al fine di decidere come facilitare i processi relativi al passaggio di conoscenza legata all'Olocausto, alla Shoah e ad ogni forma di sterminio, nonché stabilire come loro vorrebbero che si ricordasse la giornata del 27 gennaio. Visto che il supporto attivo e partecipato degli studenti agli istituti superiori intervenuti nella Commissione Municipale permanente 5 in data 24 gennaio 2017 nella proposizione di iniziativa a favore della commemorazione della Shoah, delle vittime dell'Olocausto e di ogni forma di genocidio, considerato che la Commissione 5 della seduta del 24 gennaio 2017 ha approvato il testo della mozione, tenuto conto di quanto premesso e considerato il Consiglio del Municipio 7, impegna la Presidente e la Giunta Municipale al fine di coinvolgere i giovani in percorsi di testimonianza dei fatti accaduti ai sopravvissuti dell'Olocausto, per poi divulgarli alla
alle generazioni successive, organizzando giornate dedicate al ricordo della Shoah attraverso la voce e l'esperienza di coloro che sono stati catapultati in un passato oggi inimmaginabile e agevolando la realizzazione di un museo itinerante con il coinvolgimento delle scuole superiori del nostro territorio, delle associazioni e di ogni ente pubblico che possa supportare l'iniziativa. Destinare luoghi simbolo del nostro territorio alla commemorazione del giorno della memoria, non solo il 27 gennaio, ma anche durante tutto l'anno, coinvolgendo gli studenti degli istituti superiori del nostro territorio nella realizzazione dei murales, muri della memoria, con frasi o pensieri rivolti alla commemorazione, parchi tematici o giardini della memoria. Promuovere il giorno della memoria durante la realizzazione di un emeroteca digitale, raccolte di fotografie, video, filmati, audio, testi e altri elementi digitali interattivi e non, gestita dal Municipio Settimo in collaborazione con gli istituti scolastici del nostro territorio, i cui materiali possono essere utilizzati per la realizzazione di un calendario o un'agenda raccogliendo in essa testimonianze, fotografie, disegni e inserirvi affinché un ricordo sia... Affinché un ricordo sia quotidiano, valutando la possibilità di mettere a reddito l'iniziativa e destinare il ricavato per supportare corsi di lingua e percorsi di integrazione sociale. Organizzare incontri per discutere con esperti sulle tematiche relative alla Shoah, all'immigrazione e dell'integrazione sociale, partire dal passato per fare un passo verso il futuro. Questa mozione vuole parlare principalmente del fatto che non per sempre ci saranno i testimoni oculari primari di quello che è accaduto negli anni del nazismo, ma più andiamo avanti nel tempo e minori saranno. Di conseguenza dobbiamo fare in modo che i ragazzi e gli studenti in particolare conoscano quello che è accaduto in passato per fare in modo che possa essere trasmesso anche alle generazioni future. Per questo ci siamo impegnati noi studenti per cercare di trovare delle idee originali per fare in modo che i ragazzi si sentissero più coinvolti in quello che stavamo cercando di fare. Per questo abbiamo pensato innanzitutto di istituire un museo itinerante, ovvero un museo che può andare in giro per le varie scuole e fare in modo che attiri molta più gente invece che stanziarlo in un unico posto. Oltretutto abbiamo anche pensato di realizzare dei murales, ovvero delle zone in cui venivano rappresentate delle immagini simbolo che rappresentassero il giorno della memoria, oppure dei muri della memoria, ovvero che erano dei muri in cui chiunque poteva lasciare un segno, una frase o un pensiero su quello che rappresenta per lui o per lui il giorno della memoria. In più dei giardini della memoria, che come dice la parola sono dei giardini che rappresentano la giornata della memoria, che possono anche invogliare ad andarli a guardare e ad osservare quello che potrebbe essere, quello che rappresentano. Oltretutto vogliamo organizzare anche alcuni incontri che serviranno anche per sensibilizzare gli studenti su quello che stiamo cercando di fare, oltretutto per renderli partecipi del fatto che questo è molto importante, soprattutto per il futuro, affinché non si ripeta più quello che è successo in passato. Grazie, ora apriamo il dibattito in merito alla mozione. Se ci sono interventi, segnalate qua alla Presidenza e darò la parola. Provenzano Mirko, de Lombardo Radice. Grazie mille Presidente per la parola. E l'importanza di coinvolgere appunto gli studenti e di mettere in primo luogo nella organizzazione dei nostri progetti è di vitale importanza, per il semplice motivo che io studente mi sento più coinvolto, più rappresentato nell'opera se sono io in primis a vederlo, cioè a realizzarlo, e per poi andare a vedere ciò che ho realizzato e che gli altri miei compagni hanno realizzato. E, per quanto riguarda il murales, è simbolico metterlo, realizzarlo appunto in un posto il più visibile possibile, che rappresenti appunto la nostra quotidianità,
perché il giorno della memoria non deve essere solamente il 27, ma ricordare che ogni giorno, in ogni parte del mondo, ci sono appunto genocidi, come vogliamo ricordare quelli dei curdi, oppure la situazione palestinese. E, per quanto riguarda la realizzazione dell'agenda, sempre molto importante avere l'attiva partecipazione degli studenti, a partire dalle elementari fino ad arrivare alle scuole, alle scuole superiori, e, appunto sempre per il motivo che ho detto prima. E, il museo itinerante non sarà appunto un museo con opere statiche, ma ogni studente che ha fatto gli incontri e appunto parlato, ha ricevuto la testimonianza dei testimoni, diventerà lui l'opera del museo, appunto parlando, facendo da tramite, da portavoce di chi ha vissuto realmente quelle esperienze. Grazie mille, ci sono altri interventi? De Salazar, Liceo Augusto. Grazie Presidente della parola. Io volevo parlare del secondo punto della mozione, cioè quello riguardo i giardini della memoria. Diciamo che a noi ci è venuto in mente come, partendo da un'esperienza vissuta, vale a dire vicino Napoli, siamo andati una volta in gita e abbiamo visitato un giardino appunto. Questo giardino era dedicato alle vittime della mafia, ad alcune vittime della mafia e alcuni parenti che peraltro stavano in un centro di assistenza sociale lì vicino. Che succede? Che noi abbiamo pensato, come ha detto anche il mio collega, che non bisogna aspettare il 27 gennaio, non solo per ricordare la giornata appunto della memoria, ma in azioni che per esempio potrebbero essere leggere alcune pagine del diario di Anna Frank o anche delle poesie di Primo Levi, e potrei andare avanti. Quindi noi abbiamo pensato che per trasmettere questo messaggio a noi giovani e alle generazioni future dovessimo ricordare questo giorno, potremmo dire quotidianamente. Come farlo? Abbiamo pensato appunto di considerare alcuni luoghi del nostro quartiere, luoghi che possono essere anche abbandonati o trascurati, e quindi anche quest'opera di sfruttare una risorsa che noi abbiamo, ma che in realtà non viene sfruttata. Come sfruttarla? Bonificare appunto quell'area e renderla un bellissimo giardino, che poi abbiamo chiamato Giardino della Memoria, all'inizio Parco Letterario della Memoria, perché volevamo anche creare un luogo dove i ragazzi potessero riflettere sull'argomento, ma ragazzi che semplici passanti. E però come abbiamo pensato all'organizzazione, perché poi non devono essere solo parole ma anche fatti. Abbiamo pensato che si potrebbe creare un servizio di volontariato, ovviamente la collaborazione del personale del municipio o del servizio civile, in modo tale che gli stessi ragazzi possono collaborare con queste istituzioni per mantenere questo giardino, perché potrebbe bastare una semplice pioggia molto forte e il giardino si danneggerebbe. E quindi noi abbiamo pensato, ripeto, con la collaborazione di queste istituzioni, a organizzare forse un periodo, per esempio un mese una scuola che mandi mandi sembra obbligatorio, però insomma che più o meno 10 ragazzi forse ogni giorno, ora sto dicendo dei numeri così non significativi. E quindi i ragazzi possono anche cimentarsi alla sua manutenzione. Grazie. Grazie mille, ci sono altri interventi? Mosca Proietti, Margherita di Savoia. Grazie Presidente per la parola. Consideriamo tutte le iniziative
frutto della collaborazione di noi studenti di questa settimana, eccellenti ed estremamente valide. Sosteniamo tuttavia a piena voce, a nome del nostro istituto, il Liceo Margherita di Savoia, le iniziative della costituzione di un'agenda e di un calendario del ricordo e l'organizzazione di conferenze su temi di attualità e di integrazione con esperti. La prima iniziativa citata è stata immaginata con la finalità di ricordare tutti i giorni ciò che l'uomo è stato in grado di attuare, costruendo dei muri verso chi considerava più forte, e verso chi, nonostante dei limiti imposti, era riuscito ad affermarsi nella società. È un progetto finalizzato ai giovani, la cui responsabilità sarà di tramandare quanto è avvenuto, affinché non prevalga il silenzio e l'ignoranza. Conterrebbe fotografie, disegni, testi e favorirebbe in primo luogo la comunicazione fra tutte le scuole del nostro municipio, la scuola primaria, passando per la secondaria di primo grado e giungendo infine alla secondaria di secondo grado, ognuna delle quali potrebbe occuparsi di uno specifico mese, avendo la possibilità di legarsi in specifici luoghi di interesse presenti sul nostro territorio e accrescendo anche le conoscenze dei propri alunni. Permetterà a tutti gli studenti di divenire cittadini attivi e di porsi in prima linea ed esprimersi su un tema così importante, sviluppando capacità organizzative nel proprio lavoro, lo stesso che porterà alla conclusione di qualcosa di creativo e frutto diretto del proprio lavoro. Inoltre crediamo che organizzare incontri con esperti su tematiche come immigrazione e integrazione siano importanti per attualizzare quello che è successo in passato. Trattare argomenti come questi ci permette di fare un passo avanti, di guardare verso quello che succede oggi e quello che potrebbe succedere domani. Siamo in un'era in cui si è tornati ad alzare muri e respingere popolazioni che hanno bisogno di aiuto. Pensare alla Shoah per capire bene come tutto sia potuto accadere e facendo un passo fondamentale. Questi incontri saranno molto costruttivi perché il pubblico sarà composto da ragazzi che avranno dunque l'opportunità di esprimere il proprio pensiero e di confrontarsi con gli altri crescendo. È fondamentale trattare di questi argomenti perché sentirsi esclusi è causa di molta sofferenza. Bisogna rendere proprie parole come accoglienza e tolleranza perché il tema della Shoah non appartiene ad un passato tanto lontano ma è più attuale di quanto pensiamo. Grazie. Grazie mille, ci sono altri interventi? Lia del Pirelli. Grazie Presidente per la parola. Allora io volevo riagganciarmi al discorso del museo itinerante, in quanto io e la mia compagna, che non è potuta venire oggi, meno di un anno fa abbiamo partecipato a un viaggio della memoria e per questo pensiamo che organizzare degli incontri per raccontare ai più giovani quello che abbiamo ascoltato e quello che ci è stato raccontato sia una buona idea, in quanto i sopravvissuti tra qualche anno non ci saranno più. E chi comunque ha sentito, ha visto e ascoltato le loro esperienze, le loro paure, le loro emozioni, è in grado non di studiarle per poi raccontarle ai più giovani, ma di raccontarle come sono state raccontate a noi, che abbiamo visto in prima persona gli orrori di quel posto, in quanto siamo state a Auschwitz e Birkenau. E infatti il museo itinerante è rappresentato da noi, che vorremmo organizzare degli incontri in diverse scuole, aiutandoci con altri studenti che hanno partecipato a questi viaggi organizzati dalla Regione Lazio. Grazie. Grazie, altri interventi? Se non ci sono altri interventi, faccio alcune rapide considerazioni io. Innanzitutto, funziona? Si sente? Innanzitutto volevo ringraziare tutto il municipio che ci ha concesso questa opportunità, in particolare le forze appunto che erano presenti in commissione. Vorrei citarle tutte: il Movimento 5 Stelle, Roma Popolare, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico. E cito questo perché tutte e quattro le forze presenti, anche se chiaramente sono di indirizzi politici diversi, ci hanno penso indirizzato in un lavoro comune e li ringrazio. Tutti i punti che sono appunto emersi dalla discussione, che sono presenti nella mozione, vorrei sottolineare che sono punti che partono dal basso, quindi da noi studenti, e che sono stati condivisi da loro, che hanno per un momento, fra virgolette, sono scesi per un momento dal loro ruolo istituzionale, e lo hanno fatto anche ora perché ci hanno dato la possibilità di parlare da questi scranni, non so come si chiamano, scranni, e quindi ringrazio nuovamente. Secondo me il senso della mozione
si può individuare nell'ultimo punto nel quale si esprime l'intento di partire dal passato per fare un passo verso il futuro, e questo penso che sia l'argomento centrale, perché è sempre 27 gennaio, anche oggi nel 2017 ho visto nella mia scuola, per esempio, con una giornata di memoria di oggi, con il giorno della memoria di oggi, ci si commuove ancora, ci si indigna anche, ci si arrabbia, si cercano le cause per capire cosa vuol dire il 27 gennaio, ed è importante, appunto, come detto anche dalla mozione, come ha detto dagli altri studenti che ringrazio, perché hanno portato, diciamo, in parole concrete quello che anche io volevo esprimere, e appunto è un modo per analizzare anche ciò che avviene oggi, le altre tragedie che avvengono oggi. Posso ricordare i curdi, la questione palestinese, ma tantissime altre, e penso che anche con iniziative lette come l'agenda, come il calendario, come l'emeriteco digitale, il giardino della memoria, il muro della memoria, il murales, se ho dimenticato qualcosa mi scuserete, e penso che sia anche un modo per fare da ponte fra passato e futuro, che appunto è presente soprattutto. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto? Sì. Guerrini, Liceo Augusto. Grazie Presidente per la parola data. E noi studenti del Liceo Augusto approviamo la mozione Memoria alla Memoria. E, infatti riteniamo fondamentale, importante ricordare e onorare le vittime della Shoah. E, è infatti particolarmente importante per la nostra società che le nuove generazioni acquisiscano conoscenza di quanto è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, e per dire soprattutto di no all'indifferenza e per non essere vittime di nuovi razzismi. E inoltre, proprio nell'odierna giornata della memoria, ci sentiamo chiamati, come abbiamo detto per fortuna più volte, noi giovani in prima linea, proprio perché i testimoni diretti e coloro che sono stati comunque uccisi non ci sono più, e quindi noi ci sentiamo proprio in dovere di fare qualcosa e di dimostrare dopo che abbiamo appreso ciò che è successo, e quindi approviamo ovviamente questa mozione. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Gualtieri. Buonasera a tutti. In nome dell'Istituto Margherita di Savoia ci dichiariamo favorevoli, perché crediamo che non occorra ricordare l'atrocità della Shoah solamente in data odierna, e utile a questo scopo lo sono tutte le proposte contenute nella mozione, rendendo partecipi a questa iniziativa una fascia della popolazione molto ampia, della scuola primaria sino alla scuola superiore. Ci assicureremo che tutti volgano il proprio sguardo verso il passato per evitare che tali atroci eventi possano verificarsi in futuro. Tali proposte sarebbero inoltre importanti per impegnare i giovani a raggiungere un obiettivo comune, favorendo il lavoro di squadra e l'integrazione di ogni membro all'interno del proprio gruppo di appartenenza. Votiamo queste proposte perché crediamo infine che creare un'agenda del ricordo sia un'iniziativa originale e adatta a tutti. Pensiamo inoltre che organizzare incontri con esperti per parlare di tematiche come l'immigrazione e l'integrazione sia importante per attualizzare gli eventi e guardare con sguardo più attento quello che succede oggi e quello che succederà domani. Dobbiamo cercare di fare un passo avanti per la formazione in noi giovani di una visione che sia consapevole e critica, coinvolgendo l'attenzione di tutti. Abbiamo il dovere di occuparci degli eventi passati ogni settimana, ogni mese, affinché non si ripetano questi avvenimenti e affinché non sia solo un ricordo. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Petrucci, Alessio, Russell. Grazie per la parola. Io rappresento gli studenti del liceo Bertrand Russell e io penso che tutti siano favorevoli a questa mozione, in quanto penso che sia importante, oltre che divulgare il più possibile i fatti che sono avvenuti durante la Shoah e principalmente durante la Seconda Guerra Mondiale, ma anche per realizzare quello che è effettivamente successo, perché quello che è successo lo sappiamo tutti, lo studiamo ogni anno, lo studiamo... Abbiamo studiato le medie durante la,
a storia, lo studieremo anche quest'anno, il prossimo anno in quinto, o per chi sta già in quinto lo studierà quest'anno, alla Seconda Guerra Mondiale. Però non si riesce ancora bene a realizzare quello che è effettivamente successo, non si riesce a capire quanto siano stati atroci le sofferenze che hanno dovuto subire i deportati in campi di concentramento come Auschwitz. Per questo pensiamo che sia una cosa molto importante da fare, e oltretutto apriamo questa mozione principalmente per il fatto che sono anche delle idee molto originali che possono anche aiutare non solo gli studenti ma anche altre fasce d'età a interessarsi a questo argomento. Grazie. Grazie mille. Altre dichiarazioni di voto? Antonelli? Lombardo Radice. Gabriele Antonelli, Lucio Lombardo Radice, e noi del Lombardo Radice approviamo questa mozione, dato che comunque la giornata del ricordo non deve essere una giornata dove si va a ricordare un avvenimento isolato. Non penso ci sia errore più grave di identificare come l'avvenuto, come un avvenimento che non si ripete e non si sta ripetendo tuttora. Tuttavia penso che la cosa fondamentale, oltre a ricordarsi e relazionare l'avvenuto con i fatti accaduti oggi e che stanno accadendo anche in questo momento, l'importante sia anche immedesimarsi nelle persone che hanno subito tutto quello che è successo, per il semplice motivo che non dobbiamo pensare alle persone che hanno vittime di questa tragedia come diciamo l'unica cosa che hanno dovuto subire è la morte, perché penso che tutte le persone abbiano dei sogni, tutte le persone abbiano voluto realizzare qualcosa in questa vita. Noi dobbiamo pensare come ci saremmo sentiti noi davanti a dei sogni, quando noi eravamo pronti magari a partire, noi giovani, e quando da un giorno all'altro la nostra mentalità è del tutto cambiata, per il semplice motivo che non pensavamo più a quello che volevamo fare, ma dovevamo pensare a come sopravvivere e se il giorno dopo ci saremmo stati ancora. Termino la nozione e termino l'intervento appunto sottolineando questo fatto, di comunque sottolineare l'importanza di quello che le persone che sono state tremendamente uccise abbiano potuto fare e realizzare qualcosa di magnifico. Quindi termino così. Grazie mille. Non ci sono altre dichiarazioni di voto? Lia Pirelli. In rappresentanza del Pirelli mi sento dire che la mia scuola è favorevole all'approvazione, ma soprattutto io personalmente mi sento obbligata da questa memoria che ho acquisito e sento che comunque devo trasmetterla, perché sono storie che non possono essere studiate. Cioè, viene un esempio da fare, la storia di Sami Modiano non è una storia che va studiata, è una storia che va ascoltata, va capita e va trasmessa, e non solo ai giovani di oggi, ma anche ai giovani di domani e di dopodomani. E per questo è proprio, cioè, una cosa che viene da dentro e non tanto un semplice incontro, in quanto adesso io mi sento veramente testimone del testimone. Grazie. Grazie mille. Ci sono altri interventi? No? Procediamo alla votazione. Favorevoli? Ma all'unanimità, penso. Contrari? Astenuti? La mozione passa all'unanimità, se non sbaglio. La seduta è conclusa. Invito i consiglieri a sedersi, a riprendere posto, e complimenti ai futuri politici, perché sono stati molto bravi e molto convincenti. Riprendiamo la seduta. Allora, riprendiamo la seduta come da regolamento dopo la discussione
Passiamo alle dichiarazioni di voto dei gruppi. La mozione deve essere discussa. Avevano detto che non si discuteva, io per questo era stato deciso. Allora, se ci sono interventi, ditelo voi. Io pensavo la discussione fosse questa, invece sono previsti interventi dei consiglieri? Lasciamo la parola. In fondo i ragazzi hanno riportato quanto poi discusso in commissione, quindi hanno espresso perfettamente anche il pensiero dei consiglieri qui presenti. Un grazie veramente caloroso agli studenti che hanno partecipato. E a questo punto passerei alle dichiarazioni di voto, perché quelle immagino che invece vadano fatte. Allora, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Nel ringraziare intanto i ragazzi, sono stati bravissimi, noi esprimiamo parere favorevole e chiuderei con una frase di Primo Levi che è chi dimentica il passato è costretto a riviverlo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie a tutti i ragazzi naturalmente per la bella lezione che ci hanno dato, ma un ringraziamento anche ai loro insegnanti che li seguono in tutte le uscite che fanno con grande impegno e dedizione. Quindi grazie ancora e votiamo il PD, vota convintamente questa mozione e risoluzione. Grazie. Consigliere Toti. Sì, anche noi di Roma Popolare siamo d'accordo su questa indicazione che hanno dato i studenti, perciò io faccio mie le dichiarazioni di voto che hanno fatto tutti gli studenti, tutte le scuole che hanno parlato, perciò senz'altro voto favorevole. Consigliere Toti, passiamo ora alla votazione dell'atto. Favorevoli? Mi sembra l'unanimità, però chiedo conferma. Contrari? No, astenuti no, e la mozione viene approvata all'unanimità. 18 voti favorevoli. Bene, la mozione è approvata, il consiglio è chiuso.